Durante l'inverno il team ha lavorato molto insieme a, cioè all'HRC e insieme a FTR. Abbiamo fatto un grande sviluppo, però purtroppo quando la moto l'abbiamo messa in pista abbiamo riscontrato parecchi problemi. Quindi è stato difficile risolverli e ancora ne abbiamo molti, quindi ci manca la potenza nel rettilineo, ma anche la guidabilità nelle curve. È difficile l'inserimento in curva, però non c'è l'accelerazione del motore ed è veramente difficile andare forte. La differenza ce n'era molta già l'anno scorso tra Honda e KTM, però quest'anno hanno fatto anche KTM, soprattutto KTM, fatto un grande sviluppo e io penso che sia la moto da battere, la moto diciamo che ha trovato il giusto equilibrio tra telaio e motore. Hanno i migliori piloti del moto mondiale perché Maverick è un pilota molto forte, anche Rins, Salom, Folger e tutti gli altri, comunque sia Aio, sono tutti piloti bravi, quindi è un bel mix, pilota e moto che fanno veramente paura. Forse non pensavano che facevano così tanti passi in avanti, ecco. Quindi noi abbiamo fatto un piccolo sviluppo che ci sembrava enorme e invece gli altri hanno fatto uno molto più grande e quindi adesso bisogna metterci al passo con gli altri e ce la stiamo mettendo veramente tutta. Mugello abbiamo dei nuovi sviluppi che porta FTR che diciamo, delle soluzioni da parte del telaio sono più o meno quelle, non c'è tanto da modificare, più che altro è nella guidabilità, nel rendimento del motore che dà fastidio. Ecco. E da parte dell'Honda ancora non so nulla, io non so nulla, quindi non so dire cosa potranno fare, se faranno qualcosa o se non faranno nulla. Mugello è una pista fantastica, è secondo me la più bella, poi è la pista di casa, e tanti tifosi, ogni sorpasso si sente il pubblico che esulta, è una pista molto veloce, lunga, ma allo stesso tempo tecnica, tecnica come se fosse il Sachsenring e veloce come se fosse la Malesia. Pressioni non ce ne sono, perché alla fine non bisogna avere pressioni di nulla, però il tifo c'è anche a casa, il tifo lo fanno, però nessuna pressione. Spero di sì, che io sia il pilota, il futuro pilota, però insieme a me anche Nicolò, siamo cresciuti insieme, quindi adesso anche lui sta facendo vedere belle cose, forse siamo noi. Interessa con quale squadra, se con il team Italia, con qualsiasi altra moto, io spero di vincere il mondiale, ecco. E poi di fare il salto in moto 2. Però la base principale adesso è risolvere i problemi e fare un bel finale di stagione. E se capita l'occasione anche di fare qualche podio. E poi si penserà al futuro.